Tragedia Fossombrone, 47enne spara e uccide la nuora, poi va in caserma con la pistola e confessa l'omicidio. Pesta un 18enne a Lido di Fano, 5 giovani denunciati dai carabinieri. Mancano le scogliere e il mare si mangia la spiaggia all'appello di un gestore di Ponte Sasso che deve rinunciare a una delle 4 file di ombrelloni. Presentata la seconda edizione di Fano Ocean Action, un festival dedicato alla tutela dell'ambiente marino che si terrà dal 26 al 28 luglio. Beato Santo in festa per gli 8 secoli della presenza dei frati in centinaia, domenica all'ultima giornata di celebrazione. Un sogno che si realizza, il 12enne fanese Edoardo Cinotti ammesso al teatro alla Scala di Milano, il ballerino accolto in comune dal sindaco Seri e dall'assessore allo sport Barbara Brunoni. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. In primo piano la tragedia che si è consumata nella prima campagna di Fossombrone, dove Marina Luzzi, casalinga di 40 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal fratello del suo compagno. È successo nella tarda mattinata di oggi in un'abitazione a due piani di via Pirandello. Dopo l'omicidio l'uomo, un disoccupato di 47 anni, si è presentato in caserma con la pistola semiautomatica legalmente detenuta e ha confessato il delitto. Nel pomeriggio è stato condotto nella caserma di Villa Fastigi. Non è ancora chiaro il movente. Sul caso continuano ad indagare i carabinieri della compagnia di Fano insieme ai colleghi di Pesaro. La donna lascia una bambina di soli 2 anni. E i militari di Fano, grazie alle telecamere e alle testimonianze, sono riusciti a identificare i 5 giovani ritenuti responsabili del pestaggio di un 18enne avvenuto al Lido di Fano. A loro carico è stata proposta anche la misura del Daspo urbano. I carabinieri della stazione di Fano hanno denunciato a piede libero 5 giovanissimi tra i 18 e i 23 anni ritenuti responsabili di un grave pestaggio avvenuto a Fano, nella zona Lido, ai danni di un 18enne del posto. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 giugno, intorno all'1 di notte, quando un ragazzo è stato improvvisamente bloccato da un giovane. Questo sconosciuto, che era in evidente stato di alterazione e si trovava in compagnia di altri ragazzi, accusava la vittima di avergli calpestato una sigaretta cadutagli accidentalmente. In realtà era solo un pretesto per attaccare briga. Accortosi delle intenzioni, la vittima ha cercato di allontanarlo, ma in quel frangente uno degli amici gli ha sferrato un pugno in volto. Inutile il suo tentativo di fuga, perché il resto della comitiva, almeno 7-8 persone, si è avventato contro l'inerme 18enne, colpendolo violentemente con calci e pugni. La vittima, nonostante le ferite, è tornata a casa, salvo poi rendersi conto, dopo 2 giorni, che la gravità delle ferite imponeva le cure del pronto soccorso. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno dovuto eseguire un duro lavoro di identificazione dei responsabili. Infatti, nessuno degli aggressori era conosciuto dalla vittima. Tuttavia, l'analisi delle numerose immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private, integrate dalle dichiarazioni di vari testimoni, hanno consentito ai militari di identificare i 5 autori dell'aggressione, tutti ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Gli stessi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro per lesioni personali aggravate in concorso. A loro carico è stata proposta la misura del Daspo urbano, che ha la finalità di vietargli l'accesso per un tempo determinato alle zone del Lido e dell'Arzilla di Fano maggiormente interessate dalla movida giovanile. A Ponte Sasso di Fano il mare si sta mangiando alcuni tratti di spiaggia a causa della mancanza delle scogliere. Questa mattina siamo andati a raccogliere la testimonianza di uno dei tanti gestori balneari che subisce danni alla sua attività con ricadute negative anche sui turisti in vacanza. Filippo Pucci. Dal 2014 ad oggi la spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe a Ponte Sasso di Fano e anche quelle limitrofe risentono dell'erosione marina a causa della mancanza delle scogliere. La concessione, in questo caso composta da 50 ombrelloni disposti in sole 4 file, rende impraticabile il lavoro, soprattutto durante il mare mosso, quando l'acqua arriva alla prima fila, come dimostrano queste immagini. La scogliera non più esistente in questo, diciamo, settore, problema che accomuna tutta la zona, quindi dal confine con il comune di Mondolfo Marotta
a salire con tutti i miei colleghi a nord e a sud, dove purtroppo siamo lasciati un pochino alla speranza, dove però questa speranza ormai sta cominciando a finire. Ci sono dei lavori di ripascimento, ma con delle risorse risicate, ristrette, inadeguate. Si fanno pochi lavori e saltuari, i benefici non ci sono, anzi spesso questo è un problema, porta a una soluzione contraria, cioè dove si opera ci sono dei dissesti da un'altra parte e le conseguenze le stiamo pagando noi che siamo la spiaggia più piccola e più corta di tutto il litorale probabilmente. Cominciamo ad essere veramente affogati e non riuscire più a poter dare quel servizio tanto richiesto e tanto apprezzato dai turisti, dove però il servizio perde dal momento in cui non è possibile dare al cliente quello che vuole, la serenità di stendersi sul lettino e godersi il sole e la vacanza, perché appunto il mare se lo ritrova sotto i piedi e è un problema importante. In vista del peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, il gestore Matteo Garofoli si sta attrezzando per evitare ulteriori problemi e disastri nella sua concessione. Questa notte e domani è previsto mare mosso, quindi non mareggiate, un semplice mare mosso, ma che a me obbliga a trattenermi qua in spiaggia di notte, dormire su un lettino nell'ufficio per poter controllare ogni 20 minuti, mezz'ora l'andamento della marea, l'alzarsi del mare ed eventualmente tirare in salvo ombrelloni, lettini e quant'altro, e questo capita ogni volta che c'è un po' di maltempo e mare mosso e non è vita sinceramente. Qual è il vostro appello e quello delle concessioni vicine? Trovare una soluzione per reperire i fondi necessari per un lavoro di ripascimento delle scogliere importante, fatto una volta, ben fatto, che comprenda tutti noi della zona sud di Fano. Chiederemo che una parte di queste cifre siano reperite anche per noi, perché siamo tanto Fano quanto lo è il centro, ma la situazione qua giù è ben peggiore. Un disagio per voi, ma soprattutto un disagio per i turisti. Sinceramente, dopo tanti anni la situazione sta peggiorando e quindi lo stress è tantissimo, non è più una cosa piacevole lavorare e fare quello che abbiamo sempre fatto con tanto amore, quindi io spero e chiedo che in breve tempo ci aiutino a risolvere questa situazione che è abbastanza disastrosa. Quest'acqua che arriva in prima, seconda fila, a volte anche di più, è un disagio grossissimo per noi che lavoriamo e per i clienti che vengono qua a rilassarsi e a stare bene. A Fano è partita la distribuzione della nuova carta spesa solidale dedicata a te, una tessera PostePay da ritirare negli uffici postali, nella quale sono accreditati circa 380 euro per l'acquisto dei beni di prima necessità. Lo ha reso noto l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. L'INPS ha elaborato la graduatoria in base ad alcuni criteri che troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it e che riguardano il numero di componenti del nucleo familiare. Il contributo non spetta ai nuclei percentuali di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Nel corso dei prossimi giorni i beneficiari della carta riceveranno una comunicazione di ammissione al beneficio. Poi per attivarle sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023. Possono essere utilizzate in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e che hanno siglato l'accordo con il Ministero dell'Agricoltura. Nuovi criteri anche per l'assegnazione di risorse provenienti dal fondo inquilini morosi incolpevoli. Le disposizioni sono state approvate dalla Giunta regionale. Il fondo, a cui possono accedere i cittadini di tutti i comuni marchigiani, ha lo scopo di fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti attraverso la concessione di contributi. La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o della riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione del reddito. È prevista la pubblicazione di bandi aperti con possibilità di presentare domanda in qualunque periodo dell'anno.
Torniamo a parlare della discarica di Riceci, perché dopo il congelamento di 6 mesi della trattativa da parte del CDA di Marche Multiservizi, oggi l'assessore regionale Stefano Guzzi ha inviato alla provincia il documento con le normative vigenti sulla realizzazione delle discariche nelle Marche e il progetto per quella di Riceci non rispetterebbe la distanza prevista dai centri abitati. Stamattina sui giornali si parla molto del fatto che ieri il CDA di Marche Multiservizi abbia congelato le iniziative volte alla realizzazione di una discarica a Petriano, nel comune di Petriano. Bene, intanto prendo atto che ci sia stata questa frenata, però congelata non vuol dire che si fermi l'iniziativa. Ieri il CDA di Marche Multiservizi, conscio delle difficoltà che sta riscontrando e della protesta popolare che si sta sempre più espandendo, ha voluto frenare, raffreddare, dicendo che sospende ogni iniziativa per 6 mesi, cioè da qui più o meno a fine anno, e chiede la disponibilità di ospitare una discarica di quel genere, quindi di spostare di fatto quel progetto su un altro comune. Allora io mi chiedo, se tra 6 mesi nessun comune si autocandidasse ad ospitare quella discarica, cosa succederebbe su Riceci? Sarebbe ripreso il percorso oppure si stoppa tutto? Io temo che potrebbe essere ripreso il percorso in quel caso. E allora noi come Regione Marche, così come ci ha chiesto la provincia di Pesaro Urbino qualche settimana fa, di esprimerci dando un parere sulle normative che consentono o impediscono la realizzazione di discariche di rifiuti speciali nei nostri territori, noi con questa norma che io stamattina invio ufficialmente come assessore della Regione Marche alla provincia di Pesaro Urbino, dove noi ribadiamo tutte le normative vigenti che comprendono, diciamo, la materia di autorizzazione per le discariche, ed in particolar modo mettiamo in evidenza il fatto che per discariche di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da imprese ed industrie, la legge regionale attuale prevede che la distanza minima dai centri abitati debba essere di 2000 metri. Se invece, come pensa di interpretare Marche Multiservizi, quelli dovessero essere considerati rifiuti urbani, quindi poter andare a 500 metri, allora quella discarica dovrebbe essere prevista nel piano provinciale dei rifiuti, quindi approvata dall'ATA provinciale da tutti i comuni, e non è così, non è mai stata prevista quella discarica. Inoltre i rifiuti in quel caso potrebbero essere reperiti solamente nel territorio della provincia di Pesaro Urbino e non potrebbero venire da fuori. Allora non si può pensare la botte piena, la moglie ubriaca e magari l'amante nell'armadio. Occorre mettere in fila le cose come sono. Se è una discarica per rifiuti speciali, per le norme regionali, deve stare a 2000 metri. Come io ho sempre detto negli incontri pubblici, sulla stampa, rispondendo delle interrogazioni in consiglio regionale, e oggi lo mettiamo per iscritto alla provincia di Pesaro Urbino. Se invece è una discarica per rifiuti urbani, allora richiedono all'ATA di inserirla nel piano dei rifiuti provinciali, la approvino, la prevedano, però si possono portare solo rifiuti provenienti dall'interno della provincia e devono essere in quel caso rifiuti urbani, non rifiuti speciali non pericolosi. Delle due l'una, ecco, questa è la risposta della Regione Marche. Nelle Marche sono stati erogati oltre 2 milioni di contributi alle famiglie e alle imprese per i danni subiti alle auto e ai furgoni a seguito dell'alluvione del 2022. Sono state ammesse più di 670 domande pervenute dalle famiglie e 87 dalle imprese. Le istanze non immediatamente ammissibili sono comunque in fase di perfezionamento, secondo le integrazioni richieste dalla Protezione Civile, e la somma rimanente verrà liquidata non appena possibile. Sono 49 invece i medici assunti per potenziare la sanità territoriale in provincia di Pesaro Urbino. Lo riferiscono i consiglieri regionali della Lega Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri, segnalando le determine regionali che autorizzano l'assunzione di 45 medici di continuità assistenziale e 4 da impiegare nelle POTES. I neoassunti sono destinati al potenziamento dell'assistenza territoriale, oltre che a Pesaro e Fano, a Mondolfo, Mercatino Conca, Macerata Feltrea, Sant'Angelo in Vado, Cagli, Pergola, Fossombrone, Mondavio, Urbania, Urbino, Lunano, Calcinelli, Piobbico e Apecchio. 3 giorni di dibattiti e conferenze inseriti nel Fano Jazz Festival, quanto propone l'Università del Mare per il 26, 27 e 28 luglio. Si affronteranno temi di grande attualità con il contributo di esperti, studiosi e ricercatori. Servizio di Massimo Fughetti.
che si possono applicare, si devono. Trovando una identità di intenti nel loro modo di sentire e svolgere le loro iniziative, l'Università del Mare e il Festival di Fanno Jazz, che in questi giorni si svolge alla Rocca Malatestiana, hanno organizzato degli eventi in comune. Il programma è stato presentato dall'assessore all'ambiente Cora Fattori con il presidente dell'Università del Mare Carlo Cerrano e il direttore artistico del festival Adriano Pedini. Si tratta di tre giorni in cui la musica, con tutto l'apparato green del festival, si associano a temi come la difesa del mare, il recupero della biodiversità marina e le problematiche della pesca a strascico. Tra gli incontri non mancheranno anche gli avvistamenti, sempre più frequenti anche presso le nostre coste, degli squali che stanno terrorizzando i bagnanti. Si parlerà anche delle migrazioni marine, di crisi climatiche e della collaborazione tra le associazioni ambientaliste, WWF, Greenpeace, Mare Vivo, Lega Ambiente, Federazione Pro Natura, Sea Shepherd, Med React e il Marine Center. L'Università del Mare nasce per creare un canale di collegamento tra la società e il Fano Marine Center, un centro di ricerca estremamente importante, presente a Fano, dove le ricerche che vengono condotte all'interno è molto importante che vengano in qualche modo divulgate e fatte conoscere. Una volta all'anno organizza questo festival che si chiama Ocean Action, dove chiede a diverse associazioni, sia locali che nazionali, internazionali, di venire a Fano a raccontare quello che stanno facendo e mettere quindi il pubblico nelle condizioni di decidere in qualche modo se è interessato di contribuire attivamente alla soluzione di certe problematiche. Ecco, fino ad oggi che risultati avete ottenuto? Ma noi come associazione ci occupiamo soprattutto di divulgazione, però cerchiamo di farlo in modo attivo. Per esempio abbiamo diverse esperienze fatte durante il periodo invernale con le scuole, abbiamo dei progetti cosiddetti di citizen science, dove cerchiamo di coinvolgere gli studenti dalle elementari alle medie alle scuole superiori per andare in spiaggia a fare delle osservazioni, fare anche delle raccolte di rifiuti occasionalmente, ma soprattutto per creare quell'interazione tra uomo e natura che molto spesso viene a mancare. Salvaguardia dell'ambiente è un concetto che ripercuote i suoi effetti positivi non solo sulla natura, ma anche su diverse attività dell'uomo. Queste sono iniziative che ci fanno capire la complessità dei temi ambientali che hanno risvolti sociali, economici e culturali. Non a caso vengono ospitati in uno degli eventi culturali più importanti della nostra città, che è il Fano Jazz. Parleremo dei temi ambientali, come si sviluppano anche dal punto di vista economico. Si parlava da tempo di aprire un acquario. Che fine ha fatto? So che stanno lavorando, l'ufficio ambiente ha trovato finalmente la quadratura del cerchio per poter permettere di dare parere positivo all'apertura dell'acquario. C'erano delle questioni sulle acque dei reflue, però le abbiamo risolte tutte e quindi si sta proseguendo. Il Marine Center è stato, a mio parere, il più grande successo dell'amministrazione Siri, forse poco conosciuto e considerato dalla città, ma la città lo deve capire e rivalutare, perché è un centro di ricerca a livello nazionale che porterà a Fano grossi risultati se sapremo puntarci. Domani, mercoledì 26 luglio, verrà inaugurata la nuova agenzia BCC Fano di Calcinelli, che dalla vicina piazza Pio Franchi dei Cavalieri è stata trasferita in via Manzoni 1. Il taglio del nastro avverrà alle ore 17 con la benedizione dei locali da parte del vescovo Andrea Andreozzi e del parroco di Calcinelli Don Matteo Pucci, il saluto del sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti e il benvenuto dei vertici della banca, in particolare il presidente Romualdo Rondina e il direttore generale Giacomo Falcioni. Alle 18:30 poi la vicina sala della comunità in via Carducci ospiterà la presentazione del volume Calcinelli, la storia e le storie a cura di Alfio Magnesi, moderato dal giornalista Massimo Fughetti. L'autore accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie inedite, più curiose e originali della comunità, le cui famiglie storiche hanno partecipato alla stesura del libro. Ai partecipanti sarà fatto omaggio di una copia del volume. Ci spostiamo al Beato Santo di Monbaroccio, dove domenica scorsa si sono concluse le celebrazioni per l'ottavo centenario della presenza dei frati minori. C'era per noi Esther Musco.
Si è conclusa domenica 23 luglio, dopo due giorni di festeggiamenti, l'ottavo centenario del santuario del Beato Santi a Monbaroccio, che per questa importante ricorrenza è diventata la capitale del francescanesimo. Tra presenze di autorità civili, militari e religiosi, la piazza del santuario ha atteso con trepidazione e commozione l'arrivo dell'arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci per la celebrazione della Santa Messa, accompagnato da un picchetto d'onore dell'esercito e della polizia a cavallo. Soddisfatto e commosso il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Quanta gente in questi giorni ha frequentato questo luogo così magico e santo? Guarda, è stata una continuità di persone, una continuità di giovani e meno giovani che ci hanno visitato. Oggi non sapremo, essendo l'esclusività dell'evento unico nel suo genere, non sapremo in quanti ci verranno a trovare, ma prevediamo tanti pellegrini, tanti fedeli e tante persone che si appassionano a questa realtà. Quindi io credo, non so stimare il numero, però i sorrisi e le emozioni che vedo non hanno prezzo. E continuo ad invitarvi a venire al Beato Santo, non solo oggi, perché questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Un lavoro sinergico tra amministrazione comunale, volontariato, associazionismo e diocesi. Assolutamente sì, entrambe le diocesi. Ricordiamo che nella storia questo era un motivo di contendere, quindi abbiamo avuto tanti percorsi che ci hanno visto una conflittualità coinvolta proprio perché ognuno voleva accaparrarsi questa realtà. Le associazioni, il volontariato, le forze dell'ordine, tutto quello che è la sinergia del mondo imprenditoriale che ha dato grosso supporto a tutta la manifestazione e ha contribuito anche economicamente a far sì che oggi siamo qua a presentare una giornata così meravigliosa. La gestione e l'organizzazione di tutta la manifestazione è stata affidata al commissario Damiano Bartocetti, presidente comitato Proloco Pesaro Urbino, che alle nostre telecamere racconta la sua emozione a gestire un evento così delicato e fortemente spirituale. Le emozioni sono tante, tanto è stato l'impegno e soprattutto tanto è stato l'impegno di tutti i volontari, che ringrazio veramente di cuore per aver accolto il nostro appello, l'appello dei frati francescani minori delle Marche e dei frati di questo santuario. Poi penso due doni più belli che San Francesco ci potesse fare: la presenza dei poliziotti a cavallo da Firenze, che quindi mi sento estremamente di cuore di ringraziare la questura di Pesaro Urbino per questo impegno, e la presenza anche dei carabinieri cinofili oggi qua con noi. Un grande evento che ricorda 8 secoli di presenza e di servizio dei frati francescani in questo territorio, e non dobbiamo vergognarci di donare. Il dono è una cosa fondamentale, non dobbiamo pensare ma qui non aiuta nessuno. No, cominciamo noi, dobbiamo essere i primi a dire che ci doniamo e vedrete che tutti ci seguiranno, perché il dono è una cosa che Dio ci ha regalato dal profondo, e quindi penso che la testimonianza migliore di questa cosa sia vedere tutti i volontari insieme, di varie associazioni lavorare insieme. Dobbiamo continuare su questo percorso, dobbiamo crederci sempre di più. Una giornata ricca di eventi, vedete, tanto artigianato, ben curato, una manifestazione povera, perché povera perché parliamo di arte, ma nello stesso tempo di alta qualità. L'ente carnivalesca è entrata a far parte dei soggetti accreditati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Ministero della Cultura per la promozione dei temi della creatività. Le scuole di ogni ordine e grado all'interno del bando ministeriale Piano delle Arti potranno richiedere la collaborazione con la carnivalesca e ottenere punteggio per il finanziamento del progetto. Siamo orgogliosi di questo importante risultato, ha commentato l'ente in un post pubblicato su Facebook, perché, come disse Albert Einstein, la creatività è contagiosa e va trasmessa. Passiamo allo sport con l'Alma Juventus Fano. Dopo la bocciatura della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche per le liberatorie non autenticate, dopo l'ennesima beffa, noi sportivi fanesi parliamo di furto. Inizia così il comunicato congiunto del club Forza Alma, Panthers Fano e Ultra Fano sul mancato ripescaggio in Serie C perché la domanda è stata respinta. In 3 ore hanno scritto: era impossibile autenticare le firme di tutti i giocatori, compresi quelli in vacanza ormai all'estero. Le stesse liberatorie sono valide per la D e non per la C. Allora oggi che facciamo? Avanti Alma, hanno proseguito. Chiediamo che la rabbia e la delusione si trasformino in orgoglio e voglia di prenderci sul campo, ciò che ci spettava già da ieri. Ora chiediamo a società e comune che vengano denunciate nelle opportune sedi eventuali irregolarità o mancanze, oltre che al comune stesso, di completare i lavori allo stadio.
E adesso invece con Stefania Bonomi parliamo della danza e di un sogno che si realizza, quello del ballerino fanese Edoardo Cinotti, 12 anni, ammesso alla Scala di Milano. È la danza la madre di tutte le arti, perché mentre la musica e la poesia esistono nel tempo, la danza vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio. Ce lo insegna il fanese Edoardo Cinotti, 12 anni appena compiuti, la cui passione per la danza vibra nel suo sinuoso corpo dall'età di 4 anni. Un talento immediatamente riconosciuto e poi cresciuto da Serena Gubert, direttrice artistica della scuola di danza fanese Vaganova, che insieme alla famiglia di Edoardo ha partecipato al riconoscimento assegnato dall'assessore Barbara Brunori e dal sindaco Massimo Seri per l'ammissione del nuovo Baby Bolle al secondo corso Accademia della Scala di Milano. Io ho sempre ballato fin da piccolo, sempre con questa voglia di muovermi, di essere libero. A 4 anni sono entrato al Vaganova e mi sono sempre impegnato costantemente tra varie lezioni e tra varie discipline. Io al Vaganova faccio 3 ore ogni giorno, cambiando vari stili, tra il classico, il moderno, il contemporaneo e il carattere. Fin da quando ero piccolo mi è sempre appassionato lo stile della danza classica, che tutt'oggi stimo e continuo a lavorare. E il mio punto di riferimento è Claudio Coviello, primo ballerino del Teatro alla Scala. Uno spettacolo che mi ha sempre appassionato vedere e anche interpretare è lo Schiaccianoci. Come la musica, la danza è un mondo a parte. Se non ci si entra non si capisce quanto è difficile, quanto è grande. Quando si capisce che il ragazzino è dotato, ha una famiglia dietro, ha voglia di lavorare, allora si parte con un lavoro serio. Ci deve essere una scuola che sia in grado di supportare questo tipo di percorso, quindi sia dare capacità tecniche che anche seguirlo in tutto il suo cammino, consigliando lui e la famiglia attraverso stage, concorsi. Noi siamo fortunati perché in questi 25 anni di attività abbiamo, tra virgolette, sfornato parecchi ballerini che adesso lavorano a livello professionale. Mi piace ricordare Francesco Mascia e Giovanni Perugini, due ragazzi fanesi, uno al Teatro dell'Opera e l'altro alla Scala di Milano. Attualmente danzano a Milano e a Roma. Edoardo ha sempre avuto una spiccata predisposizione. Io credo che abbia iniziato a ballare prima che a camminare e una grande espressività, un grande spirito artistico, quindi sa anche interpretare molto e qualunque genere gli si proponga, in qualunque genere è credibile, polivalente, quindi penso che questa sia una cosa che lui ha sempre avuto in più, su cui abbiamo lavorato, ma che comunque era già in lui, ecco. Dopo un lungo percorso di audizioni e concorsi, con la vittoria di una borsa di studio all'Accademia Nazionale di Berlino e la conseguente vittoria del premio al talento a Longiano, oggi Edoardo è pronto per la sua nuova avventura nel Tempio della Danza Milanese, non un semplice luogo per perfezionarsi, ma uno spazio artistico per vibrare, volare e condividere la propria energia con il mondo. Edoardo è sicuramente un modello molto positivo, non solo per la città, ma per il mondo della danza e per il mondo dello sport. È un ragazzo che appunto cresce nel benessere, nel sogno, nella fiducia, grazie a una sinergia preziosa che parte da lui, quindi dalla sua volontà, dalla sua responsabilità, dalle sue capacità, ma dall'impegno anche che c'è di una famiglia che gli trasmette dei valori e che vengono consolidati da una società sportiva che lo accompagna in un viaggio che sicuramente è una crescita personale, ma è anche una crescita, penso, che noi tutti come città vogliamo festeggiare. Oggi Edoardo farà un'esperienza importantissima, perché la Scala di Milano non è un'esperienza solo che si fa nel mondo del ballo, ma si fa nella vita, perché è un ragazzino che si appresta a vivere appunto un momento anche personale dove si ritroverà senza famiglia, dove si confronterà con tanti momenti nuovi di difficoltà, ma momenti che lo renderanno sicuramente più forte e un ballerino che ci aspetteremo, insomma, di veder ballare chissà come Bolle un giorno. Perché, come disse la ballerina Melissa Hayden, imparare a danzare ti dà la libertà più grande, esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei.
Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale sulla festa della Cresciamata e Hockey in Porchetta, girato venerdì scorso, dunque la prima delle tre serate dedicate all'evento. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata su Fano TV.